dello scorso anno, causa terremoto, è tornato ad Amandola l'atteso appuntamento con Diamanti a Tavola, il festival dedicato al tartufo bianco pregiato e ai prodotti tipici dei Monti Sibillini in programma dal 4 al 12 novembre. Con il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli per la ventesima edizione di Diamanti a tavola, un evento importante e io oserei dire non vi ferma nulla. L'anno scorso il terremoto vi ha intimorito ma avete recuperato poi a marzo e quest'anno la pioggia comunque non ha fermato i visitatori che stanno arrivando. No, eh, l'anno scorso eh, purtroppo quel eh, tragico evento ci ha portato a disdire la ventesima edizione che abbiamo voluto fortemente rifare quest'anno. Con un'anteprima, un come dicevi a, a marzo, con il tartufo nero. Eh, stagione del tartufo nero che noi riproporremo un altro anno: un altro anno per i 365 giorni di, del tartufo, che vanno a unirsi ai 770 anni di libero comune, perché un altro anno festeggeremo 770 anni del statuto, dello statuto comunale. Tre castelli di questa città che si mettono insieme e scrivono eh, il primo statuto dell'area montana, della zona Montana. E Amandolo è un po' la capitale delezione dell'area montana, dell'area dei Sibillini, un punto di riferimento che è stata danneggiata dal terremoto ma soprattutto dalla neve dello scorso anno, ma è riuscita a ripartire alla grande e questi eventi dell'estate, anche i prossimi in programma, lo testimoniano. Beh, è stata una scelta forte, voluta dall'amministrazione comunale, quella di, di non piangersi addosso e di reagire immediatamente alla, al terremoto, di, di reagire immediatamente a tutte quelle devastazioni. Hai ricordato la neve, i due metri di neve di gennaio che ci ha messo enormemente in difficoltà. però abbiamo detto: guardiamo avanti, dobbiamo eh, recuperare, recuperare in fretta questa situazione, ed, ed ecco che. Le manifestazioni che sono state fatte e che hanno avuto tutto un esito positivo ci danno un po' l'aiuto e, e la certezza che forse questa è la strada, è la strada migliore. Ecco, esito positivo per, la, per le manifestazioni, ma non solo. Anche poi eh, i servizi ad Amandola torneranno tutti come prima, se non meglio. Mi sto riferendo all'ospedale ovviamente. Avevo capito perché è una, è una delle, delle novità importanti. È un sogno che si realizza, ma insieme all'ospedale io aggiungerei la riapertura della TAC, della radiologia, già dal primo di novembre. Quando si lavora insieme si vede che porta dei frutti. Poi l'ospedale è l'opera più grande che si, che, se, che si farà in questa zona, è un'opera importantissima, non è solo per Amandola, è per tutto un territorio montano. 20.000 persone, diciamo sempre 750 km quadrati di territorio che gravitano su questo ospedale, quindi direi un ospedale dei Sibillini che giustamente e correttamente viene eh, ricostruito completamente per dare certezze e garanzie ai cittadini. Un gustoso alternarsi di passeggiate naturalistiche, cooking show, stand gastronomici ed eventi culturali dedicati al prezioso diamante bianco e agli altri prodotti tipici dei Sibillini ha alietato i visitatori a corsi numerosi ad Amandola lo scorso weekend, nonostante il tempo non propriamente ottimale. Festeggiamo il tartufo bianco dei Sibillini anche se quest'anno purtroppo la produzione non è così soddisfacente però siamo riusciti sia con il gruppo dei tartufai che con altri nostri collaboratori a garantire sia il prodotto eh, sui banchi della fiera sia per quanto riguarda la ristorazione. È un prodotto diciamo, di buona qualità nonostante la siccità che sia asciutto e quindi purtroppo i prezzi sono molto elevati prezzi elevati, però il tartufo bianco dei sibillini è comunque tutto da gustare e poi qua c'è una particolarità che si eh, può trovare il tartufo direttamente dai cavatori. Sì, questa è una particolarità, credo secondo la mia conoscenza che è l'unica fiera a livello nazionale fatta dai cavatori, non ci sono commercianti, non ci sono prodotti surrogati del tartufo, c'è solamente e esclusivamente tartufo fresco. Quello che troviamo, quindi se vediamo poche quantità in giro è perché sono quelle che arrivano dai nostri boschi, da, 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 dalle nostre zone. E tra l'altro c'è anche la possibilità, c'è stata la possibilità di fare passeggiate organizzate anche da voi alla scoperta proprio del tartufo. Certamente, stamattina sono state due guide tartufai che hanno accompagnato dei turisti stranieri e anche italiani. E Nonostante la stagione, entrambe le guide sono riuscite a far vedere eh, i cani che cavavano il tartufo, hanno fatto un paio di forate ciascuno. Ecco, non solo tartufo, lo possiamo vedere dalle immagini, ma in realtà qui è il regno dei funghi. Sì, tutta l'area dei sibillini. Pedemontana è un'area molto interessante a livello micologico con numerose specie perché diciamo, la specie fungina, la varietà fungina segue quello che è la grande biodiversità vegetale di quest'area, una grande biodiversità che va sia dalla conifera alla latifoglia con tantissime specie arboree e quindi ogni specie fungina che si lega alla rispettiva specie arborea diciamo, aumenta in quantità le specie che possiamo raccogliere. Per gli appassionati, però che piace vedere il fungo nella, nella sua forma, nei suoi colori come prodotto esclusivo del bosco, vanno bene anche queste specie che abbiamo esposto dove ci sono anche delle specie velenose mortali e qualche specie commestibili. Diciamo la mostra micologica serve principalmente a mettere in guardia il consumatore da, da specie che non sono commestibili o addirittura velenose tossiche. Ogni giorno quasi leggiamo dai giornali avvelenamenti fungini, quindi a livello didattico il motivo per cui si fa la mostra è molto meglio esporre specie poco conosciute e tossiche in maniera che l'utente non, non, non si sbaglia quando va nel bosco. Ecco parliamo del, del vostro gruppo, eh, se possiamo dare un po' di numeri riguardo comunque agli associati, ai Tatofai, a coloro che vanno a cercare funghi. Sì, al secondo giorno di fiera già i numeri li stiamo dando abbastanza, però ecco, i numeri nostri sono questi, siamo circa 200 iscritti all'associazione Tartufai, non ci sono solo Tartufai, infatti si chiama Atam Gruppo Micologico, ci sono anche i cercatori dei funghi. Questi sono diciamo, spalmati nelle tre province e noi a Mandola recita un ruolo centrale nell'area dei Sibillini, quindi sia dalla provincia di Macerata che dalla provincia di Ascoli raccogliamo numerosi iscritti. Siamo nelle cucine del Palatube ad Amandola con uh, il famosissimo Andy Luotto e il suo staff che tra poco inizieranno a cucinare per tutti i visitatori e che prepareranno una cena e un assaggio spettacolare. No, adesso stasera no, come oggi facciamo due piccoli finger food. Uno è un, un fungo ripieno con un uovo e il tartufo sopra e l'altro faremo... Una, una crema di pane, siccome mi piace moltissimo sempre l'idea del recupero, no? abbinare una cucina povera a una cucina ricca, cioè la crema di pane in tartufo, con un buon brodo di pollo che abbiamo messo su là, e le, lo zafferano abbiamo detto di mettere, signora, sì, e, e niente. Due, due assaggini. Domani sera invece il menù è un po' più ricco. Cosa cucinerai domani? Allora, facciamo un patè di fumi porcini. Ah, sì, un flan di parmigiano al tartufo. Poi la pasta di campofilone, caprino e tartufo. Dopodiché abbiamo un arrosso di vitella con un fondo bruno al tartufo nero. Vicino mettiamo un tortino di patate e poi il dolce, sempre per stare nel tema del recupero di, di che non si butta niente, facciamo un budino di pane con una crema pasticcera che fa lei. Oh. Lui è così, lui è simpatico, viene perché racconta le barzellette, cioè che, che, che non si sa. Dici che chi è che comanda la situazione? Boh. Non comandi tu? Non lo so, non lo so in tutta sincerità, neanche mi interessa, purché il risultato finale sia buono. è che l'interessante è quello, no? Siccome abbiamo chiacchierato per telefono, la signora mi segue un po' di cose che faccio e poi abbiamo fatto il viaggio in macchina e tra una cosa e l'altra abbiamo discusso i menù di oggi, i finger food e il menù di domani poi siamo arrivati qui e come vedi piove nella cucina ma questo fa parte del fascino di tutta la faccenda perché io vado dalle situazioni di estremo esagerato lusso a una estrema, di totale simpatia come questa poi per me tornare nelle marche specialmente qui in questa provincia è sempre fonte di gioia e felicità perché mio figlio è nato nelle Marche e ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando che tanta brava gente qui nelle Marche e il signore che mi ha regalato un giauscolo intero ci faccio la pasta, è tanto buono sa e grazie quello lo puoi abbinare al tartufo anche? no, no, quello non lo, lo abbino al tartufo perché me lo porto a casa <ride> e me lo mangio io, neanche a loro <ride> E dopo le specialità preparate da Andy Luotto, l'appuntamento con il gusto è per il prossimo weekend con le ricette di Aurelio Damiani. Tanti gli eventi sia gastronomici che culturali in programma a partire dai prossimi giorni ad Amandola. Ventesima edizione di Diamanti a tavola, una bella soddisfazione per il comune di Amandola per le sue attività produttive e i suoi prodotti tipici. Assolutamente sì, quest'anno siamo ritornati a rifare la manifestazione dopo gli eventi del sismo del 2016, e, e, è veramente un evento importante con tantissima partecipazione e dispositori di prodotti tipici, oltre che del Tartufo Bianco che è il volano chiaramente della manifestazione però a noi serve anche e soprattutto per eh, promuovere tutti i, i prodotti del territorio che sono tantissimi e di eccellenza potrei fare qualche esempio dal miele alle marmellate agli yogurt eccetera eccetera Quindi, è veramente è una grossa soddisfazione per l'amministrazione comunale, per tutte le associazioni che hanno partecipato e che ci hanno dato veramente una forte mano a realizzarla nella maniera che avete visto, quindi con tantissima soddisfazione. Tanti saranno gli eventi che si alterneranno nel corso di tutta la settimana per poi concludere il prossimo weekend. Tutta la settimana ci sarà sempre qualche evento o qualche iniziativa delle varie associazioni a livello di ristorazione. Da ricordare e da citare come importanza è venerdì che c'è il convegno sulla trota Life, che è una trota che sta scomparendo. E che sono stati presi degli esemplari sul nostro fiume Tenna soltanto la parte più alta, quella che ancora è ancora in zona protetta e si sta riproducendo verso i laboratori per poi rintrodurla nuovamente nel nostro fiume questo è una cosa importante soprattutto per quello che riguarda il proseguo di questa specie nell'ultimo weekend di sabato a domenica che sarà un altro momento di stare insieme con il mercato con il mercatino dei prodotti tipici e anche con la ristorazione che abbiamo, sia all'interno del Palatuvere dove comunque ci sono chef di fama nazionale e internazionale. Quindi invito tutti la prossima settimana a tornare in Amandola.